Si chiama Riccardo Sgambati e ha 69 anni. La mattina passa dalla bicocca e ritira dalla mensa i pasti non consumati del giorno prima. Da 5 anni fa il volontario di City Cibo, l'organizzazione del banco alimentare che recupera le eccedenze dalla ristorazione organizzata e le ridistribuisce gratuitamente alle strutture caritative. Un bel lavoro perché quando vedi la gente che ti aspetta, la gente dice anche oggi per fortuna mangiamo, è emozionante vedere 100 persone in fila tutto per entrare a mangiare. Dal 2008 la mensa Pirelli di Bicocca partecipa a City Cibo. Porzioni cucinate ma non servite di cibo, pane, frutta e dolci, conservati alle giuste temperature, raggiungono su automezzi refrigerati 5 mense dei poveri di Milano, per dare da mangiare a 948 persone. Tutti i giorni passiamo, dal martedì al venerdì passiamo. Partiamo dalla sede, abbiamo 13 posti da ritirare e consegnare. Ritiriamo, partiamo da via Palma Nova, andiamo in diverse aziende, tutti quanti ci danno qualcosa. Questa mensa ha iniziato il servizio con la City Cibo nella primavera del 2008. Mediamente vengono distribuiti circa 30-35 pasti giorno. Complessivamente nel 2012 ne sono stati consegnati 2250 pasti, attualmente la media è sempre 35-40, poi ci sono giornate dove vengono fatti dei menu a tema, dove a volte vengono consegnati anche prodotti fuori dal normale menu. Durante il servizio i cuochi, quando stanno per finire un prodotto, non lo buttano via, lo mettono in un unico contenitore diviso per tipologia di prodotto, viene messo nei contenitori di alluminio apposta e messo in frigorifero a una temperatura inferiore ai 4 gradi, poi viene applicata l'etichetta con la descrizione del prodotto e il numero delle razioni per ogni singola scatola. Nel 2012 il Banco Alimentare ha raccolto solo in Lombardia 13.317 tonnellate di alimenti, oltre 26 milioni di pasti, per un totale di 213.000 persone assistite, grazie agli oltre 500 volontari e alle aziende che hanno deciso di far parte di questo programma per la lotta contro gli sprechi di cibo.